Ok, vediamo di fare insieme alcuni esercizi sulle operazioni di unione e intersezione tra insiemi. Questo proponeva la seguente. Dati tre insiemi A, B e C. Questo è A. B. Dice di proprio si può dare più volte, ma colora, per esempio, la prima lista era A intersecato a B. Questo tondo rappresenta A e questo tondo rappresenta B, la loro intersezione è la parte comune. Questo è intersecato B. Ok? Poi il termine poi diceva B unito a C. L'unione di B e C è tutta l'area coperta, tutto ciò che sta dentro B e tutto ciò che sta dentro C, presi una sola volta. Questa è l'unione di B e di C. Chiaro per tutti? Poi vedeva B unito a C e poi intersecato ad A. Allora, B unito a C l'abbiamo appena vista. L'intersezione con A è la parte comune tra l'unione di questi due insiemi e questo. Ora, siccome C ed A non hanno niente in comune, facciamo così. Questa parte in giallo, B unito a C. E la parte in comune con A questo. L'unica parte, questo, la parte gialla ha in comune con A solo questo spicchio verde. Ok? Poi chiedeva A unito a B intersecato a C. B intersecato a C è la parte comune tra B e C. L'unione di questa parte con A facciamola gialla due insiemi
due pezzi di insieme, tutto A è l'unione con la parte comune tra B e C. Ok? A unito a C intersecato a B. Insieme gli elementi che fanno parte di A oppure di C. Intersecato a B significa quello che questo insieme giallo ha in comune con B. Questi due stucchetti. Chi è che lo ha disegnato così? Come mai? Prego? Che non ha disegnato così. Non perché avete usato un altro colore, Il fucsia va bene lo stesso. L'indaco va bene lo stesso. Non ci sono persone alternative. Poi l'avevamo già fatto, ma lo rifacciamo, non c'è problema. A unito a B intersecato a B unito a C. A unito a B giallo. Poi dice siano A insieme formato dai numeri 0, 1, 2 e 3. B è insieme formato da 1, 3 e 7. E C 0, 1, 2 e 8. Ah,
Allora. Lo 0 parte di A e anche di C, l'1 di A, di B e di C, il 2 di A e di C, il 3 di A e di B, l'8 solo di C, 7 solo di B. Ok? Mi dice, rappresenta per l'indicazione e con i diagrammi di Euler, per gli insiemi, eccetera, eccetera. Intanto cominciamo a rappresentare questi. Quindi, quello che c'è in comune a tutti è l'1, e basta. Quindi l'1, lo 0, il 2, il 3, e questo è A. In B ho l'1, il 3 e 7, quindi un po' strano questo B. E poi C ha 0, 1, 2 e 8. 0, 1, 2, il condominio colorare è molto diverso. Qui è un contorno giallo. Ci ha un contorno verde. 0, 1, 2. E l'8 lo mettiamo. Ok, allora A intersecato a C, unito a B. Allora, in A intersecato a C cosa c'è? Cosa hanno in comune A e C? La parte che stanno dentro il bianco e anche il verde, lo 0, l'1 e il 2, 0, 1 e 2. Questo è un insieme formato da tre elementi, 0, 1, 2. Unito a B, dove c'è l'1, il 3 e il 7, gli dà un insieme formato degli elementi che appartengono a questo insieme oppure a B. Quindi 0, 1, 2, 3 e 7. Quelli che sono insieme li fanno una volta sola. Quindi il disegno non è venuto benissimo. Ha intersecato a C per colorare questa parte, unito a B questa parte verde e tutta la parte gialla. Si poteva fare di meglio, il disegno poteva venire meglio. Ad esempio, comunque ripeto, A intersecato a C è formato da 0, 1 e 2. Se lo unisco a C ottengo la parte 0, 1, 2, a cui aggiungo gli elementi di B che non sono già parte di 0, 1, 2, cioè il 3 e il 7. Poi dice A intersecato a B intersecato a C. Allora, A intersecato a B è la parte comune tra A e B. Quindi il 3
e l'1 pari via in comune, l'1 e il 3. Intersecato ancora a C rimane solo l'1, è l'unica cosa che sta nella parte bianca, nella parte gialla e nella parte verde. Scrivo. B intersecato a C unito ad A. B intersecato a C, cioè la parte comune tra B e C, che è solo l'1. Unito ad A, che è di nuovo insieme a stesso, perché 1 fa parte già di A. Ok? A intersecato a B, la parte comune tra A e B, l'1 e il 3, 2, poi la parte comune ad A e a C, A e C quindi lo 0, l'1 e il 2, e tra i due vanno uniti. Quindi 0, 1, 2 unito ad A intersecato a B, che era solo 1, 1 e 3. Di conseguenza avete 1 e 3 e lo 0 e l'1, quindi la parte che sta qua dentro. Prima devi fare le due parentesi tonde. Sì. A B che è 1 e 3. A intersecato a C è 0, 1 e 2. Certo. Quindi 0, 1 e 2. Tra A, qui si trova A. Esattamente. Quindi se farlo, vedi che fuori da questi tondi non ha niente. Devi farlo tutto dentro. Però questa decisione è sicuramente migliore del mio. Qual altro esercizio c'era poi da fare? Problema inverso. Vediamo se posso sfruttare questa. No, cambiamo le cose. Allora, qui dice A è questo e poi abbiamo 10. Secondo il disegno 10 non hanno niente in comune e ciascuno dei due ha una parte in comune con A. E dice determina A, B e C in modo tale che A unito a B sia fatto da A minuscolo, B minuscolo, C, B ed F. Poi A intersecato a B è solo A piccolo,
intersecato a C, a C e B, e poi stiamo se ci sta, A unito a C è fatto da A, B, C, B, E. Ok. Ditemi se ho copiato bene. Allora, partiamo da quella più semplice. A e B hanno in comune solo la lettera A. Quindi dove la metto? Qui. La parte in comune di A e di B è solo la lettera A. Quindi, mi cade solo questa. Poi, la parte in comune tra A e C, questa, è fatta da C e D. D'accordo? Invece l'unione di A e di B conta non solo A, che c'è già sia in A che in B, B che in non dobbiamo precarizzarla, C c'è già, B c'è già, ci sono in più la C e la F. Come le mettiamo? Abbiamo due opzioni. Dobbiamo metterle, anzi qua in realtà, tutte e due qua, tutte e due qua, una di qua e una di là, e viceversa. Questo ci aiuta, oltre ad A unito a B, anche A unito a C. Ripeto, in A abbiamo già pensato a piccolo, C piccolo e di piccolo. Queste ci sono già A, C, e B, mancano la B e la F. E queste B e F sono la parte in comune A unito a B. Ma A unito a C conta di A piccolo, C piccolo, B piccolo, e A, B, C e anche la E. Queste due parti cosa hanno in comune? A, B, C, B. Che fa parte di A unito a C, la B non c'è, ma dobbiamo ancora piazzarla. Se B fa parte sia di A unito a B che di A unito a C, dove la metto? Qui, qui o qui? Poi controlliamo. Poi C fa parte sia di A unito B sia di A unito a C, se ho copiato bene. Quindi, ah, c'è già. Poi mancava F ed F. F che però qua non c'è. Quindi e la E che qua non c'è. Controlliamo. Se questa disposizione è quella corretta, allora, beh, questa è la parte più facile, ha intersecato a B e solo A ci siamo, ha intersecato a C e solo CD ci siamo, A unito a B, A unito a B è fatto da A, B, C, D, F. Poi A unito a C, questo tondo è questo, fatto da A, B, C, D, E. Obiezioni? No, funziona. Adesso ci sono altre domande? Volevo mostrarvi come fare i cartoni animati. Su tutte le computer potete installare, cioè su Linux, su Windows, questo pacchetto si chiama LibreOffice, che è gratuito. Uno degli strumenti è il tavolo da disegno e qui possiamo disegnare diverse cose, poi questo lo rivedremo meglio quando faremo la parte di informatica. Qua sotto, questa barra degli strumenti in basso, c'è questo tondo, che è quello che usiamo per presentare gli insiemi.
poi ne facciamo un'altra. E questo voglio colorarlo di... Mi piace giallo, cosa preferite? Giallo. Adesso, se adesso intersecassi i due insiemi, cosa troverei? Cos'è l'intersezione dei due insiemi? Hanno qualcosa in comune questi, si toccano, ciccia, non hanno niente in comune, se li intersecano l'insieme è vuoto. Non stiamo parlando di dipinti, ok? Questi due ovali non hanno niente in comune adesso. Adesso sì, hanno parte in comune. Facciamo così, dovrebbe esserci un copia e incolla da qua in parte. Questi sono i due insiemi come si presentano. Adesso ci operiamo sopra. La prima operazione che abbiamo visto è l'unione. Quindi clicco il mouse, sarebbe il pulsante destro, forme, unisci e li metti insieme, crea un nuovo insieme, li utilizza il colore dato al primo, noi possiamo anche cambiarlo in quanto questo è un altro insieme, non è male, che è formato dalla parte di piano, in teoria dovrei sovrapporli. Questa è l'unione dei due, un terzo insieme formato da quanto apparteneva il primo unito a quanto apparteneva il secondo. Ok? Qui abbiamo perso la distinzione tra i due, perché poi dentro gli insiemi, gli elementi posso mescolarli come voglio, tanto l'insieme è sempre quello. È un terzo insieme formato dall'unione dei precedenti due. Questa è l'unione. Poi posso anche intersecarli. Seleziono. Copio, se no qui cancella quello di prima. Copia, incolla. Adesso li interseco. Selezionato entrambi, pulsante destro, forme. Interse. Bene. Questa è la parte dei due insiemi in cui essi si ricoprono, che è un terzo insieme formato dalla zona di ricoprimento dei due, cioè formato da ciò che appartiene al primo, quello blu, e al secondo, quello giallo. L'intersezione. Poi volendo, se non ci possono delle pelle lunghe, si può prendere un testo, lo si inserisce, quindi si può scrivere A, unito B, A intersecato a C, eccetera. Se voi avete voglia di divertirvi a casa potete completare con questo. Questo mi serve anche, facciamo così. Per fare la seguente operazione, vediamo che funziona, prima ho provato e funzionava. Cosa ho fatto? Sì, grazie. Anzi, incolla, incolla.
Che operazione ho fatto? Una sottrazione. Una sottrazione. L'insieme A meno B è fatto da tutto ciò che sta in A che non appartiene a B. Questa è la differenza tra insiemi. Non vale la pena di scrivere. Appartiene al primo insieme togliendo gli elementi che appartengono anche al secondo insieme. Viceversa, B meno A sarebbe quello che appartiene a B tolto ciò che appartiene anche ad A. Quindi algebrica. B meno A sarebbe la parte di B che non appartiene ad A, cioè l'equivalente di questa, la parte destra. Ok? Sono due insiemi diversi. D'accordo? Supponiamo che il rettangolo rappresenti l'insieme della classe, tutti gli studenti della classe, e che quello giallo rappresenti l'insieme delle femmine della classe. Come vedete, le femmine sono un sottoinsieme proprio della classe. D'accordo? La differenza tra l'insieme ambiente o universo, di solito indicato dalla lettera U, e l'insieme in giallo si chiama complementare di F rispetto a U.
è quello blu, poi F che è quello giallo, femmine, ci vorrebbero le graffe ma non so dove trovarle, U meno F si chiama anche complementare di F rispetto a U. Quando l'universo, insieme ambiente, universo è chiaro qual è, si parla solo di complementare di F, cioè tutto ciò che non sta in F. Vediamo se riusciamo a graficarlo. Qui la parte di U tolto F, nel nostro caso è l'insieme dei maschi. E è evidente che un insieme e il suo complementare che cosa hanno in comune? Se li interseco cosa trovo? Cioè l'insieme è vuoto. Un insieme e il suo complementare non hanno elementi in comune e la loro unione dà l'insieme ambiente o l'insieme universo. L'insieme dei maschi e delle femmine, fino a che la genetica non fa il contrario, non hanno niente in comune. Ci sono sia maschi che femmine, quindi la loro intersezione è vuota, mentre l'unione è l'insieme dell'intera classe. Ok? È tutto chiaro? Qualche volta si usa anche scrivere il complementare con una barra sopra. Questo significa tutto ciò che non sta in A. Ovviamente A unito al suo complementare va inverso, mentre ha intersecato il suo complementare e l'insieme fuori. Quanto manca? 5 minuti. Possiamo fermarci. Domande? Questa è la differenza. Era l'ultima delle operazioni che vediamo, il complementare non è una conseguenza. Ok? Anzi, no, ne un'altra, per dire la verità, questa vediamo la prossima volta, il prodotto cartesiano. Una grossa operazione, anche ancora una.